lei è un assessore, ma è un assessore politico e quindi fa parte di un partito, l'UDC, nel quale tutti ormai sappiamo le annose vicende che sono accadute. C'è un partito spaccato, insomma c'è la parte degli scissionisti, lei fa parte dell'UDC siciliano, che è l'UDC che poi alla fine è quello che ha il maggiore pacchetto di voti. Anche all'interno del vostro partito ci sono delle spaccature. Verso dove andate? Nell'arco di 3 mesi, 4 mesi al massimo, e non sono certamente io a scoprirlo, cambierà interamente lo scenario politico italiano, quindi siciliano e quindi anche nella nostra Il provincia. referendum sarà lo spartiacque? È evidente che delle fibrillazioni, un momento di totale cambiamento ci sono, c'è chi la pensa in maniera diversa. Noi guardiamo il referendum con grande attenzione. Qualcuno dovrebbe spiegarmi, dopo che siamo stati 4 anni al governo nazionale con il centro-sinistra, 4 anni abbiamo governato con responsabilità e con tutte le difficoltà col centro-sinistra a Palermo, qualcuno dovrebbe spiegarmi perché Anche a abbiamo Caltanissetta votato governate col a Caltanissetti centro-sinistra. in questa amministrazione comunale e nella stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali governiamo in alleanza col Partito Democratico. Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché dopo aver fatto questo percorso di 4 anni, dopo aver votato le riforme, dovremmo cambiare idea e andare in uno scenario a destra con Salvini, con la Lega, con i vecchi retaggi del centrodestra siciliano, che sono quelli che hanno creato questo disastro, hanno fatto vivere forse bene in quel momento, dal 2001 al 2008, buona parte dei siciliani, ma hanno lasciato queste generazioni in un disastro assoluto di assoluto indebitamento. Quindi qualcuno dovrebbe spiegarmi perché dovremmo fare questo. È evidente che il referendum costituzionale sarà lo spartiacque. Noi siamo per le riforme che abbiamo votato e che il nostro partito ha votato in Parlamento. Le spiegheremo nelle prossime settimane, così come è nostro dovere sul nostro territorio, in provincia di Caltanissetta. Dopo, quando i cittadini avranno deciso, decideremo cosa fare. In quel momento, con la legge elettorale chiara e con le riforme che avremo capito se saranno accettate dai cittadini o meno, il nostro partito, così come la stragrande maggioranza degli altri partiti italiani, si riorganizzeranno in una nuova dimensione, per cui non ho la frenesia come a molti hanno delle campagne elettorali, perché le campagne elettorali non si fanno gli ultimi 3 mesi, ma si costruisce un percorso negli anni. Ho avuto la fortuna di stare al governo 4 anni, probabilmente lo starò fino alla fine, e quindi traccerò alla fine del mio percorso un bilancio personale, un bilancio politico anche del mio partito, e lo sottoporremo ai cittadini come è giusto che sia. Se i cittadini lo valuteranno positivamente, andremo avanti con coerenza, altrimenti faremo altro nella vita come siamo stati abituati a fare. I cambiamenti tattici, logistici, si è in maggioranza e poi si va all'opposizione perché non si dà lo strapuntino, o viceversa, i cittadini li capiscono, non li apprezzano più. Non li hanno forse mai apprezzati i cittadini onesti, io personalmente non li ho mai accettati, non li ho mai sposati, per cui vado avanti per la mia linea con responsabilità. Non ci sono cambiamenti di sorta, soprattutto nella città di Caltanissetta. Qualcuno all'interno del mio partito dovrebbe spiegarmi perché dopo aver sostenuto l'amministrazione Ruvolo, dopo 2 anni dovremmo cambiare e dovremmo uscire dalla maggioranza o mandarlo a casa, come qualcuno volgarmente vuol dire, con responsabilità. Noi abbiamo fatto questa scelta, metteremo del nostro. Se alla fine dei 5 anni avremo fatto male, i cittadini ci manderanno a casa. Così funziona in tutti i paesi normali e onesti. E anche nella nostra città mi imporrò il mio pensiero di correttezza, se così lo possiamo dire, all'interno del mio partito, che peraltro è in assoluta coerenza con quanto lo pensiamo, di andare avanti sulla linea della correttezza che i cittadini hanno bisogno.